Ben ritrovati a tutti voi carissimi amici, siamo ancora nella nostra rubrica Essere Suoi Discepoli. Il 9 maggio scorso alle ore 18 presso l'auditorium di Atena Lucana, nell'ambito del terzo convegno diocesano di pastorale della salute, abbiamo vissuto un incontro dal titolo Nel tuo volto, Signore, il loro volto. Questo momento di riflessione ha chiuso un ciclo di incontri formativi e si è rivolto a tutti coloro che desiderano dedicare un po' del loro tempo al servizio del volontariato negli ospedali, nelle case di cura e di riposo. E questo deve essere un incentivo per noi a fare sempre meglio, a dedicarci quindi lì nei luoghi delle povertà. Ai nostri microfoni hanno parlato Don Pasquale Pellegrino, che è il responsabile dell'ufficio della pastorale diocesano, anche Don Michele Casale, che è il parroco di Atena Lucana. Rosetta Paladino li ha intervistati, ascoltiamo cosa ci raccontano. Don Pasquale, vuole dirci qual è il compito dell'Ufficio di Pastorale della Salute? Come cerca di seguire i vari progetti locali in materia sanitaria e con chi è in stretta collaborazione, di chi si avvale in questo vasto ambito così delicato? Sì, il compito principale della pastorale della salute è portare nel mondo della sofferenza e della fragilità la consolazione che viene da Cristo attraverso l'azione concreta dei fratelli. In questo ambito strettamente così pastorale ed ecclesiale, questo compito è certamente rivolto proprio a tutti coloro che sono sensibili in prima persona all'argomento e quindi i medici e coloro che lavorano in ambiente ospedaliero, i cappellani ospedalieri, e poi all'interno delle nostre comunità parrocchiali tutti coloro che fanno parte di associazioni di volontariato tipo l'Unità al Silavo e i ministri straordinari della Comunione. E poi ecco tutte quelle persone che vivono anche la dimensione della sofferenza o in prima persona, perché ecco, la pastorale è rivolta soprattutto a loro, o meglio, direi che i soggetti della pastorale della salute sono innanzitutto gli ammalati e poi le famiglie, perché come dice il nostro vescovo, la pastorale della salute abbraccia tutta la famiglia ed è rivolta a tutti i membri della famiglia, quindi nella famiglia si trovano i bambini, i ragazzi, i giovani, gli anziani, le persone che vivono la realtà del matrimonio, e quindi è un'azione ecclesiale che mira a donare consolazione, speranza e certamente anche qualcosa di concreto, perché è quello di cui abbiamo bisogno, altrimenti diventa soltanto così una solidarietà che anche coloro che non sono cristiani possono offrire. Mira a quelle opere segno che possono anche cambiare un po' il volto di chi soffre e donare anche a queste persone un sorriso. Non a caso, questo terzo convegno di pastorale della salute si pone al termine dell'anno pastorale. In quest'anno ci ha fatto riflettere soprattutto sulla fede testimoniata, perché la fede non va soltanto professata, celebrata, ma soprattutto testimoniata, quindi vissuta con la propria vita. Vuole spiegarci come è nato questo evento e il perché di questo tema? Nel tuo volto, Signore, il tuo volto. Noi come ufficio di pastorale della salute ci siamo sentiti coinvolti in prima persona dall'appello del vescovo che ci invitava a testimoniare la fede. La fede certamente va annunciata, va celebrata, ma poi va soprattutto testimoniata. Le tre cose vanno insieme naturalmente, però ecco, visto quello che dicevo prima e quali sono anche gli obiettivi della pastorale della salute, noi ci siamo sentiti proprio coinvolti in prima persona, ad offrire innanzitutto momenti di formazione,
perché c'è poca informazione, a volte anche poca, poca sensibilità a questo argomento. Sensibilizzare le coscienze e mettere in atto una sorta di mobilitazione a favore della vita, la vita che va difesa, ed è questo il cammino che abbiamo fatto in ogni ambito, e sin dal concepimento fino al termine naturale. Quest'anno celebriamo, 2015 abbiamo celebrato e stiamo celebrando il 20° anniversario dell'enciclica Evangelium Vitae di San Giovanni Paolo II. Quindi ho voluto proprio ritornare su questa enciclica, farla conoscere, distribuirla, e gli incontri di formazione che poi ci hanno portato a questo convegno si sono basati proprio su questa enciclica, vari aspetti, la dignità della vita, e poi l'ultimo incontro proprio sul concepimento e quindi anche il problema dell'aborto e tutto quello che ruota attorno a questo problema, che poi diventa anche un dramma. Oggi invece, per chiudere un po' il discorso e quindi per dare anche completezza a questo nostro cammino di formazione, ecco, parleremo della bioetica di fine vita, però partendo dal volto di Cristo. L'idea di fondo per me è stata questa. Stiamo vivendo anche in questi giorni l'ostensione della sindone, quindi tanti programmi ho visto in giro, tanti anche opuscoli, così l'immagine del volto sindonico ce l'abbiamo tutti quanti presente. Quel volto ci parla dei volti dei sofferenti. Per noi cristiani in quel volto vediamo i loro volti, i volti dei sofferenti, e viceversa. Nei volti dei sofferenti noi possiamo incontrare il volto di Cristo con uno sguardo di fede. E questo è un messaggio che vogliamo dare, di speranza, ma un messaggio concreto, no? Di azione pastorale e anche sociale, che deve nascere appunto dalla formazione, anche dalla sensibilità su questo argomento. Stasera siamo qui ad Atena e in occasione del terzo convegno della Pastorale della Salute. Le vogliamo chiedere, Don Michele, perché proprio ad Atena? L'intuizione di tenere qui un convegno della Pastorale della Salute viene da Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, il quale, quando è giunto nella nostra diocesi come vescovo, sentendo di San Ciro, medico, eremita e martire, subito lo ha associato a questo evento. Il fatto che San Ciro sia protettore della comunità di Atena Lucana è indicativo, c'è un perché legato alla storia di questa comunità, e l'evento di una guarigione prodigiosa ha fatto sì che San Ciro fosse sempre più venerato, a cominciare dalla fine del 1800. Noi abbiamo una missione da svolgere nell'ambito della missione della Chiesa, che è quella di attualizzare il messaggio e l'esempio dei santi. La Pastorale della Salute allora continua attraverso la testimonianza di chi, non solo gli operatori sanitari, ma tutti i fedeli battezzati, vive con spirito evangelico la tematica della salute, la quale molto spesso viene meno e di cui noi facciamo esperienza con la sofferenza, e che ha bisogno di un messaggio di speranza. Per questo allora San Ciro è un segno, un simbolo di questo messaggio di bene evangelico che noi prendiamo per poter fare della Pastorale della Salute quello che
l'ufficio, tramite Don Pasquale Pellegrino, di anno in anno decide attraverso quelle tematiche che vengono toccate, sono molto delicate. Per esempio quest'anno c'è la tematica della sofferenza e del fine vita. Noi ringraziamo tutti coloro che vengono qui, tocca di fare un pochino gli onori di chi in questa comunità ha una responsabilità, gli onori di casa, insomma. Siamo giunti al momento della riflessione. Ascoltiamo il brano del Vangelo e il commento. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Dal Vangelo di Marco appare evidente con forza come l'ascensione di Gesù sia strettamente legata all'opera missionaria della Chiesa. Anzi, sembra proprio un paradosso, ma proprio l'evento della destra, del ritorno alla destra del Padre di Gesù, che rende Gesù più presente nell'operare stesso della Chiesa. E in questo paradosso allora andiamo a rileggere il nostro essere Chiesa, a essere noi in qualche modo davvero portatrici di un grande messaggio insieme a Gesù che opera attraverso di noi. Che cos'è la missionarietà? Sicuramente non è frutto di un nostro modo strategico di portare il Vangelo. Se è Gesù che opera, allora la missionarietà diventa davvero un essere collaboratori, contribuire con la nostra vita, essere davvero compartecipi della regalità di Cristo. E questo allora comporta un desiderio pieno da parte dei battezzati di conoscere sempre più Gesù. Ma il testimone chi è? Non è soltanto colui che conosce un fatto, ma colui che lo dice e che vuole viverlo. Allora l'essere battezzati, l'essere Chiesa, davvero ci trasforma in un corpo unico che davvero si impegna con tutto se stesso a dare vita a una comunità che sia espressione dell'amore di Dio per l'umanità, per la storia. Tutto questo ci rende intimamente uniti a Gesù, ma anche, come dire, riflesso della sua presenza. Ed è bella una preghiera del Cardinal Newman che recita così: stai con me e io inizierò a risplendere come tu splendi, a risplendere fino ad essere luce per gli altri. La luce, o Gesù, verrà tutta da te, nulla sarà merito mio, sarai tu a risplendere attraverso di me sugli altri. Amen. Tante notizie ci aiutano a percorrere il nostro cammino di cristiani. Anna Lucy ci aggiorna sugli appuntamenti della settimana. Ben ritrovati. Da lunedì 18 maggio a giovedì 21 maggio, la CEI, Commissione Episcopale Italiana, vivrà l'Assemblea Generale, momento prezioso che vede riuniti tutti i Vescovi d'Italia a Roma. Giovedì 21 maggio per la Forania del Fasanella, momento di preghiera, di preparazione alla Pentecoste e consegna del Vangelo ai confermandi. Sabato 23 maggio, veglia di Pentecoste. Alle ore 12 per la Forania di Policastro. Alle ore 12 in Teggiano per la Forania di Teggiano Sala. Alle ore 19 in Buon Abitacolo per la Forania di Padula Montesano. Alle ore 19 in Atena per la Forania di Polla. Alle 21 per la Forania di Camerota e alle 22 in Sicignano per la Forania degli Alburni. Orari diversi e luoghi diversi, ma tutti uniti all'unisono in preghiera per l'unico Spirito, il grande Consolatore.
Quest'anno la presidenza della CEI, Commissione Episcopale Italiana, propone a tutte le comunità di dedicare la veglia di Pentecoste ai martiri contemporanei alla tragedia di tanti cristiani e di tante persone, i cui diritti fondamentali alla vita e alla libertà religiosa vengono sistematicamente violati. Nel pomeriggio di sabato 23 maggio, alle ore 16:30, in Teggiano, il Vescovo incontra le famiglie della parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino di Battipaglia. Domenica 24 maggio, Pentecoste. Alle ore 11 nella cattedrale di Teggiano, sacramento della confermazione. Ed è alle ore 11 la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro Vescovo Monsignor Antonio De Luca, al santuario Madonna della Neve di Monte Cervati. Mentre alle ore 18, sacramento della confermazione in buon abitacolo. Il fuoco dello Spirito, simbolo della comunicazione umana, possa donare a tutti noi la capacità di comunicare la verità nella carità. Arrivederci e buona settimana. Un caro saluto a tutti voi. Siamo giunti al termine anche oggi della nostra puntata. Vi ricordo la nostra mail essere suoi discepoli@libero.it. Vi ricordo che le nostre puntate potete trovare sul sito diocesano www.diocesiteggiano.it. Io auguro a tutti voi e a ognuno una buona domenica.